Concerto per non dimenticare in omaggio al principe Fabio Tomacelli Filomarino e all'avvocato Giovanni Ramunni. Questo è il senso della serata di gala organizzata nella casina di caccia dei Conti Acquaviva d'Aragona, Castello Marchione. Durante la serata è stata più volte ribadita l'importanza della cultura, che per i due illustri personaggi era linfa vitale. L'evento era intitolato Concerto di Corte. Paolo Finolio, il pittore di Gian Girolamo II, Acquaviva d'Aragona, tra musica, immagine e poesia, in una cornice incantevole tra l'atmosfera surreale che solo il castello di Marchione sa offrire. È stato presentato agli ospiti uno spettacolo incantevole, perfetta la rappresentazione storica dei Collegia, che ha letteralmente immerso i presenti in pieno Medioevo, ispirando e coinvolgendo anche la nostra troupe, che per l'occasione ha pensato di omaggiare gli organizzatori con una breve clip creata al volo dal nostro regista. Tra gli intervenuti, oltre al sindaco della città di Conversano Giuseppe Lovascio, la professoressa Santa Fizzarozzi Selvaggi, Nicola Sbisà, curatore della Guida all'Ascolto, il senatore Mario Greco e l'avvocato Francesco Pappadia, presidente del Rotary Club Putignano. Si sono esibiti inoltre Domenico Simone alla chitarra, il conversanese Vitolo Priore come voce recitante. Regia Angela Campanella. I Collegia erano diretti dalla professoressa Ritana Nardomarino e organizzati da Eugenio Lo Russo. Professoressa, una serata dedicata soprattutto alla storia, quindi alle 10 tele del Finolio proiettate, e soprattutto per ricordare il nostro carissimo amico e concittadino l'avvocato Giovanni Ramunni. Certo, perché l'avvocato Ramunni è sempre stato attento alla valorizzazione del patrimonio straordinario artistico di questa terra con grande passione e competenza. Quindi che dire ancora? Queste serate vanno ripetute? Io spero tanto di sì. Ne abbiamo fatti per 10 anni, io e l'avvocato Ramunni, e spero di continuare. Grazie signora, buon lavoro. È vissuto una favola questa sera. Io conoscevo Marchione, conoscevo la struttura per altre ragioni, ma non sapevo di quanto fosse capace di esprimere questa struttura. Io sono stato invitato per commemorare e per la memoria di Giovanni Ramunni, un mio amico rotariano che faceva parte del mio club, ho ricordato anche questa sera che è stato presidente anche di questo club, ma è stata veramente una piacevole sorpresa, una così ben organizzata serata che credo vada ripetuta. Io adesso ne parlerò anche con la professoressa Fizzarotti, perché immagino che queste cose vadano di tanto in tanto portate all'attenzione di tutti, perché vivere una favola oggi in questo mondo con queste realtà che noi abbiamo è veramente qualcosa di piacevole. Grazie anche a voi della partecipazione, ho visto che vi siete dati tutti quanti da fare, avete contribuito anche voi a rendere bella e magica questa serata. Grazie Presidente.